In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Felici voi che avete ascoltato la parola del Signore. Lode a Deo Cristo. Vangelo immenso quello che abbiamo ascoltato. Per Gandhi sono le parole più alte della storia umana. E a Cafarnao, su quella piccola collina nel cuore di Galilea, con il lago sullo sfondo, per la prima volta i poveri odono le parole di un uomo risuonare chiaramente, totale, in favore degli ultimi. Non era mai stato detto da nessuno. E si sveglia una primavera dentro di loro, e quel povero popolo di povera gente seduta sulla montagna si sente coinvolta, amata, sente il passo di Dio e si alza e prende a camminare, allineando il proprio passo al ritmo di Dio. Gesù è lassù come il nuovo Mosè, guida il popolo, ma con una differenza sostanziale. Ci fa passare dall'etica del dovere, sono i 10 comandamenti, all'etica della felicità, le 8 beatitudini. Dall'etica dello sforzo alla scoperta del dono di Dio, che non è un aumento della forza di volontà che è così fragile, ma un aumento della forza attrattiva. Come nell'innamoramento, la persona innamorata non è presa dal dovere di amare, ma dalla gioia di far felice la persona amata. Le beatitudini non sono una nuova morale, sono davvero la bella notizia. La bella notizia è che Dio regala gioia che produce amore. Che uno si fa carico della felicità di qualcuno e Dio si fa carico della tua felicità. La bella notizia è che il mondo appartiene a chi lo rende migliore, non a chi se lo compra. Non agli altri, ai violenti, ai corrotti, ma ai limpidi. E la genialità di Gesù è questa, cioè non imposta il suo progetto a partire da un comandamento o da una proibizione. Gesù non proibisce, lui apre territori nuovi, non ama i paletti, ama gli orizzonti, vuole far sprigionare la condizione umana, farci più umani. Il programma di Gesù è un programma di felicità. Lui assicura che la strada per avvicinarsi a Dio non è lastricata di sacrificio, di proibizioni, ma di doni e di una profezia di felicità. Ciò che è in gioco non è il rendere conto di tutto,
Si tratta invece che ognuno faccia fiorire il meglio della vita per un'opera armoniosa e felice. Le beatitudini hanno questa struttura letteraria, sono composte in due parti. La prima parte mette a fuoco una categoria di persone che diresti interventi nella vita: i poveri, i non violenti, i puri, i disarmati, i bastonati, quelli che piangono. La seconda parte racconta un dono, e la mano che porta il dono è quella di Dio. Sono composte di questi due movimenti. Il primo è un tempo al presente, beati quelli che sono nel pianto. Il secondo è un movimento al futuro, saranno consolati. Ma il punto di svolta, il perché, lo snodo delle frasi è sulla causa, sul motivo che Gesù dà. Perché di essi è il regno, perché possederanno la terra, perché vedranno Dio. C'è un movimento che apre in alto, beati i poveri. Perché sono poveri? No, ma perché accade qualcosa d'altro. Non è immobile la storia, il regno, l'opera di Dio li raggiunge. I poveri non sono beati perché poveri, ma perché è arrivato uno che si è fatto povero e con loro vuole cambiare il mondo. E poi sono arrivati anche i fratelli di quell'uomo, i suoi discepoli, che camminano con i poveri e se ne prendono cura e agiscono perché non ci siano più. Beati i poveri sono come passeri che hanno il nido nelle mani di Dio e nel cuore dei fratelli buoni. E non sono una semplice categoria da assistere, ma sono gli re di domani, il grembo dove si forma il futuro. Non sono il ventre molle della storia, ma il ventre grave. Di essi è la vera legge. Sono la bella notizia che Dio non è neutrale, che ha un debole per i deboli, che incomincia dal basso, dai sotterranei della storia, dagli scarti della società, dagli ultimi della fila. E la prima cosa che vede in noi sono le lacrime. Guardate, c'è da tremare a pensare al mondo impostato sull'opposto delle beatitudini. Beati i ricchi, beati quelli che fanno piangere, beati i violenti, gli sporchi, i corrotti. Da tremare a pensare che il mondo ne uscirebbe. Le beatitudini allora non sono vie per entrare più facilmente in paradiso, sono il segreto per una vita realizzata e per tentare almeno di cambiare il mondo. Gli uomini e le donne delle beatitudini sono i segreti legislatori della storia nuova. Beato, dice Gesù, e noi pensiamo subito ai sinonimi della nostra lingua italiana, pensiamo a felice, gioioso, contento, fortunato, ma il termine nella Bibbia è molto più vasto. Sono 100 le beatitudini nei libri santi, 100. Lo trovi già nella prima parola del primo salmo, beato l'uomo che cammina, e la prima parola del primo grande discorso di Gesù, attraverso i profeti, si annova con un altro filo del meraviglioso arazzo biblico, il filo che dice alzati e va, filo rosso che tesse e ritesse centinaia di volte le pagine della Bibbia. Beato è allora l'uomo che si alza e va, che non sta a terra, che cammina e avanza e disubbidisce alla tristezza, disubbidisce alla violenza, disubbidisce alla rassegnazione. Beato con i vecchi e in cammino avanti, in marcia, alzatevi voi poveri, in piedi voi miti, avanti, in marcia, Dio cammina con voi, in piedi voi che siete a terra, non lasciate di cadere le braccia. In piedi per una vita realizzata, cioè felice. In piedi per la fede, umile, testata come il battito del cuore,
che la storia è, nonostante tutte le smentite, è un cammino di realizzazione e di salvezza, e che la fede in Gesù è un cantiere di vita bella e gioiosa. Forse nella vita che è condizionata da mille cose, una la possiamo decidere, forse una soltanto, ma è questa: di non far decidere la vita al posto nostro, con il coraggio di disobbedire alla propria tristezza, alle proprie paure, alla propria violenza. I misteriosi legislatori del mondo, quelli che danno ordini al futuro, sono uomini e donne teneri e limpidi, tessitori d'amore, costruttori di pace, disubbidienti al denaro. Gesù lo dice da quel piccolo monte sopra il lago, da dove vede ergersi alla sua sinistra la città fortificata di Gandala, che era la patria degli zeloti, guerriglieri, partigiani, uomini di coltello, di spada. Il futuro non lo costruite voi, uomini di spada. Non porta felicità chi impugna le armi, ma chi impugna la pace. E noi, per abitare il futuro, ci siamo scelti il manifesto più difficile, più illogico, stravolgente, controcorrente, contromano che si possa pensare. Chi ce lo fa fare? Questo, che c'è la Pasqua dentro le beatitudini. Odora di risurrezione. C'è il meccanismo della risurrezione di dentro, del crocifisso risorto che capovolge la notte in alba, della sedia fatta nel pianto che si tramuta in danza abbracciata ai covoni di grano. Le beatitudini sono le ferite che diventano feritoie, le ferite della vita che si trasformano in fessure, in crepe di speranza, di mondo nuovo, e attraverso le quali filtra una luce, una grazia, un arcobaleno. Le beatitudini sono come arcobaleni che indicano la via, è la fine della tempesta. Sono angeli travestiti, angeli senz'anima, annunci, cioè, che annunciano come la ragazza di Nazareth: sii felice, Maria, il Signore è con te. Unico compito che Dio ci ha dato è di essere felici, di fare della vita un cantiere di felicità, e le beatitudini indicano la strada, e lo snodo è la mano di Dio che porta dove. Beato allora chi si prende cura della felicità di qualcuno. Dio si prenderà cura della sua felicità. Dio regala gioia a chi produce amore.